Gianni Frate, allenatore dell'Ururi, arriva la quarta sconfitta in campionato, possiamo dire immeritata perché siete stati letteralmente sfortunati, soprattutto nel secondo tempo. No, non lo so, non direi, non mi piace parlare di fortuna e di sfortuna, invece io ho visto una squadra molto spenta, diversamente dalle ultime tre prestazioni. Tanto occasioni da gol, oggi la squadra non ha macinato gioco, non è stata l'aurora che avevo visto nelle ultime settimane. Questo ritengo sia un brutto segno, perché vuol dire che sicuramente abbiamo un organico molto corto e sopportare partite di coppa, partite di campionato con gli stessi uomini diventa evidentemente difficile. Secondo me abbiamo pagato lo scotto di queste ultime prestazioni dell'altro. Tatticamente sì, disordinati, ci avete provato con dei lanci profondi a cercare Minotti e Vinci Guerra, che però non sono stati certo agevolati da queste scelte tattiche. No, le scelte tattiche non erano queste, che purtroppo di fronte poi all'incapacità di fare il gioco di squadra, un po' a dire la verità è dovuto anche al vento piuttosto fastidioso. Però soprattutto perché, ripeto, la squadra nostra era spenta, quindi non riuscendo a fare il gioco di squadra come nelle altre domeniche, siamo stati costretti a lanciare i palloni lunghi e col vento che spostava le traiettorie era difficilissimo per i due giocatori attaccanti prendere quei palloni e fare anche così purtroppo è andato. Poi dopo il gol del vantaggio dell'Oratoriano Limosano le cose si sono un po' complicate perché l'Oratoriano ha preferito chiudersi e ripartire in contropiede, come è giusto che sia. Ma l'Oratoriano ha fatto la sua bella partita, complimenti all'Oratoriano. Però ripeto, siamo stati noi che siamo stati incapaci a fare il nostro gioco. Non è che abbiamo già dimostrato che siamo capaci di fare un certo tipo di gioco molto brillante. Oggi si è vista l'aurora della prima giornata, diciamo, l'aurora spenta, l'aurora incapace di fare l'azione da gioco. E io questo cambio così esagerato tra la brillantezza di qualche settimana fa e l'opacità di oggi, la imputo soltanto all'organico che è corto, i ragazzi sono gli stessi sempre 10-12 persone che stanno facendo tutte le partite e che avrebbero forse bisogno di un turnover, ma dietro loro sono dei ragazzini di 16 anni, quindi c'è poco da ringraziare.